Noi dobbiamo guardarci dentro e chiederci ciascuno di noi, in maniera molto semplice, chi siamo, cosa vogliamo, a che ci serve studiare, lavorare, vivere, fare la famiglia, stare insieme, perché lo facciamo, che vogliamo fare. Ci sta bene questo che c'è intorno a noi o vogliamo qualcosa di diverso? E se, diciamo, a queste risposte diamo una risposta nel senso di no, noi vogliamo migliorare, vogliamo cambiare, e beh, noi che facciamo? Deleghiamo? O invece in prima persona decidiamo, beh, cosa possiamo fare? Guardate, io voglio concludere. Diciamo, mi fa piacere, ecco, di concludere in questo modo. Io sto qua in un luogo in cui in qualche modo voi già state facendo delle cose che sono diverse da quelle che normalmente fanno nelle nostre città. Da quello che io ho visto, gruppi di persone come voi sono stati in grado di gestire un luogo di aggregazione, di socializzazione, di costruzione di iniziative. Già questo è un elemento di civiltà importantissimo che mi fa sperare che veramente insieme il mondo lo possiamo cambiare. Un bel applauso, ci vuole. Allora, professore Vittorio, abbiamo appena finito questa presentazione ed è stato dato da lei questo messaggio molto bello di speranza, di cambiamento ai giovani, proprio alla luce della storia di Pasqualino. Quando le è nata l'idea di creare quest'opera, questo romanzo e quindi di dare vita anche proprio a un'opera che affrontasse questi temi? Ma diciamo che è una storia che è venuta fuori pian piano, nel senso che la vita quotidiana in cui sono impegnato giorno per giorno, nel corso di questi ultimi 2 anni in modo particolare, mi ha sollecitato a riflettere un po' sulle cose che facevo e in qualche modo sulle difficoltà, sui problemi. E la cosa fondamentale che ho visto, che in qualche modo diventa un ostacolo per qualsiasi idea di cambiamento, è l'atteggiamento di tante persone che si fanno prendere dall'indifferenza. Cioè l'indifferenza io credo che sia la malattia peggiore da cui ci dobbiamo salvare. E dobbiamo invece capire che il mugugno, l'arrabbiatura non serve se non è Nella seguita fase costruttiva. da una scelta. Uno, non rassegnarsi. Due, ragionare, capire come va il mondo, quali sono i problemi, io qua cosa posso fare? Questo mi pare che sia fondamentale, nel senso che io non credo che le cose possano cambiare perché qualcuno dall'alto ci risolve i problemi. Almeno personalmente credo che anche il Padre Eterno, ha bisogno che l'uomo poi faccia la propria parte. Per cui è questo di cui abbiamo bisogno. Tante persone invece, per tante ragioni, non ce la fanno, prese dalle vicende quotidiane, dai problemi piccoli e grandi del lavoro, la famiglia, il modo di vivere di questa nostra società, che a me non piace, che vorrei cambiare radicalmente perché non mette al centro l'uomo, ma mette al centro l'interesse e in qualsiasi modo l'egoismo, l'individualismo. E penso invece che sia fondamentale che le persone comprendano che scegliendo di intervenire, di partecipare,
di dare il proprio contributo, unendosi agli altri, le cose possono cambiare. Con questo spirito, via via, vi è venuta questa storia, che certo è una storia inventata, però è ma che parla delle, dei problemi quotidiani ognuno si può riconoscere di ciascuno di noi. Sì. Ognuno si può riconoscere in questa storia. E quindi lei si rivede un po' in Pasqualino, si è rivisto un po' in Pasqualino. Ma guardi, quando... guardi, io credo che normalmente chi scrive certamente parla anche di sé. Io però devo dirle che se forse una parte di Pasqualino mi appartiene, devo dire che poi mi appartiene anche, che posso dire, il modo di pensare, di vivere di qualche altro personaggio. Cioè, voglio dire, probabilmente io posso essere, ritrovare in ciascuno dei personaggi una parte di me, una parte di me. Ma è secondaria questa cosa. Va bene. Noi la ringraziamo per essere venuto qui a ringrazio dare voi, questo messaggio. Ringrazio io voi soprattutto perché ho detto che ho ritrovato una realtà, un luogo in una realtà complessa come quella nostra delle città a nord di Napoli, in cui tante persone, soprattutto giovani, hanno avuto da tempo la capacità di sapersi mettere insieme, sapersi organizzare e saper creare un luogo, io dico, di civiltà, un luogo di civiltà, di qualità della vita di cui abbiamo bisogno. Per cui mi ha fatto molto piacere di essere qui con voi questa sera. Grazie. Grazie, grazie a lei.